concederci questa intervista. Andiamo subito sul vivo di ciò che vogliamo chiederti. Da quanto tempo vivi e operi in Sudan? Anzitutto devo ringraziarvi per invitarmi a venire a parlare. Da quando mi trovo in Sudan, ho promesso a me stesso che tutte le volte che ho occasione di parlare del Sudan non avrei mai rifiutato, perché voglio proprio portare un po' la voce dei bambini, dei giovani per i quali sto spendendo la mia vita in Sudan. Ecco, sono contento di essere con voi e sono aperto a qualsiasi delle vostre domande. In base alle tue conoscenze e alla tua esperienza, ci puoi spiegare qualcosa sulla vita politica e sociale del Sudan? Come vivono le persone? Dunque, avevo accennato prima che dopo aver speso 40, 20 anni in Corea, adesso mi trovo da oltre 20 anni in Sudan. Le persone sono come voi, l'unica differenza è che sono di pelle scura, ma vorrei dire che le persone sono gentilissime. Io trovo sempre una grande soddisfazione quando do un cioccolato a un bambino. La prima cosa che fa non se lo mangia da solo, lo divide con gli altri bambini. E questo mi ha insegnato che proprio quando uno ha bisogno, sente il bisogno degli altri, sente il bisogno di condividere qualcosa verso gli altri. La situazione politica. Il nord, dove mi trovo ancora io, è di maggioranza islamica. Il sud è di maggioranza cattolica, cristiana. C'è stata una guerra di oltre 30 anni, con più di 2 milioni di morti e 4 milioni di sfollati. Finalmente nel 2011 il sud è diventato indipendente e la gente che viveva nei campi profughi del nord piano piano si sta spostando al sud. Quindi abbiamo questo rinnovamento soprattutto nel Sud Sudan. La gente in Sudan ha la possibilità di studiare. Vorrei distinguere, ho detto prima che c'è il Nord Sudan, soprattutto di religione musulmana, e il Sud Sudan di religione cristiana. Il Nord Sudan, da un certo punto di vista, è molto più sviluppato anche riguardo alle scuole, all'educazione. Il Sud Sudan ha avuto una vita di indipendenza di appena 2 anni e nel dopoguerra è stato completamente distrutto. Pensate che ospedali, chiese, scuole, tutte le infrastrutture di una società normale sono state distrutte, quindi siamo in un periodo di ricostruzione. Da quello che so, il 70% dei bambini nel Sud Sudan non ha la possibilità di andare a scuola e in certe zone solo il 10% si è iscritto alle scuole per i corsi di scuola elementare. Quindi la necessità più grande oggi nel Sud Sudan è l'educazione. Come condiziona l'ignoranza la vita della gente? È una bella domanda. Io posso dire una cosa, mancando le scuole manca anche lo sviluppo, manca anche l'organizzazione della propria vita. E purtroppo, soprattutto nel Sud Sudan, la vita dei ragazzi, dei bambini è molto monotona, proprio per il fattore che mancando l'educazione non hanno uno scopo, una meta da raggiungere. Ed è per questo che noi come Salesiani il primo progetto che abbiamo lanciato nel Sud Sudan è il progetto di fare il più grande numero possibile di scuole elementari,
perché crediamo che solo formando e preparando i bambini, che sono la futura generazione, arriveremo a una nuova generazione per lo sviluppo del Sud Sudan. Ci puoi spiegare in che cosa consiste il progetto Educazione di 150 giovani del riformatorio di Khartoum, che abbiamo deciso di sostenere per questa quaresima di fraternità del 2015? Anzitutto voglio ringraziare voi ragazzi, ragazze, per la scelta che avete fatto. L'aiutare i 150 ragazzi delle prigioni in Sudan, nel Nord Sudan, non nel Sud, è una scelta che vi avvicina perché sono un po' tutti della vostra età. Allora, chi sono sti ragazzi del riformatorio? Sono ragazzi che per bisogno, per necessità, hanno commesso dei piccoli furti qua e là e sono stati presi, arrestati dalla polizia, portati in prigione. Vivono tutti in un grande stanzone e tutto il giorno non ha niente da fare. E noi salesiani di Khartoum abbiamo proposto alle guardie del riformatorio: perché non portate questi ragazzi alla nostra scuola, dove possono imparare le basi di un mestiere e nello stesso tempo spendere il tempo che loro devono passare in prigione in una maniera piuttosto utile. E le autorità delle prigioni hanno accettato. Noi mandiamo un camion ogni giorno a portare questi ragazzi con le guardie, naturalmente. Vengono alla nostra scuola, spendono circa 6-7 ore al giorno imparando un mestiere base come muratori, falegnami, elettricisti, automeccanici, idraulici. A metà mattinata diamo loro una colazione e la colazione la fanno assieme agli altri ragazzi della scuola e assolutamente non si sentono isolati o non si creano nessun problema. Sono ormai 10 anni che portiamo avanti questo programma e possiamo dire che abbiamo avuto degli ottimi risultati. Una delle cose interessanti sono che le guardie stesse che vengono per guardare i ragazzi che non scappino, alcune di loro assieme ai ragazzi imparano il mestiere, perché dicono forse in futuro mi servirà. Un altro aspetto è che quando abbiamo alla fine del corso la consegna del diploma, il capo delle prigioni a coloro che hanno studiato, che sono stati più impegnati nel corso, condona loro gli ultimi mesi della prigione che hanno da passare. E questo per loro è un premio e nello stesso tempo hanno la possibilità di lasciare la prigione e di iniziare una nuova vita. Abbiamo avuto tanti casi di questi ragazzi che, finito il corso, hanno trovato un lavoro e poi ritornano a ringraziare. La maggioranza di questi ragazzi sono musulmani, ma dal punto di vista religioso con loro non c'è nessun problema. Quindi vorrei veramente ringraziare per questa scelta, perché è una scelta umana e di trasformazione della vita di questi ragazzi. Jimmy, tu sei salesiano da molti decenni e sei anche un missionario ad Gentes, che opera cioè con popoli lontani e diversi. Puoi dirci in breve da cosa scaturisce il tuo impegno per diffondere il Vangelo e per favorire la promozione umana dei più svantaggiati? Grazie, come ti chiami? Alice. Ah? Alice. Alice. E lui come si chiama? Matteo. Matteo, grazie delle due domande, proprio ben centrate. Allora, ho accennato prima, avevo 20 anni quando sono partito per la mia prima missione in Corea. Ho speso 30 anni in Corea e poi l'incaricato delle missioni salesiane mi ha chiesto di iniziare la mia missione in Sudan. Dovevo andare per 2 anni e, passati 2 anni, la situazione era talmente tragica e bisognosa che
ho promesso alla Madonna, ho detto, se tu mi aiuti io ci starò finché potrò. E fino ad oggi sono passati 22 anni. Carissimi, voglio dirvi che mi sono mai pentito di questa scelta. E vi auguro che qualcuno tra di voi, o come volontario, o anche come missionario laico, abbia la possibilità di fare un'esperienza di questo genere, andare in missione e aiutare gli altri. La nostra opera soprattutto per i ragazzi delle prigioni. Ho accennato prima che la maggioranza di questi ragazzi sono musulmani, alcuni di loro sono cattolici, infatti usavamo andare la domenica a fare la messa nella prigione stessa, ma più che una opera di conversione, noi ci basiamo soprattutto di una opera di trasformazione umana. Cioè, questi ragazzi devono provare e sperimentare che cosa vuol dire da gente normale, gente che si vuole bene senza dover lottare costantemente uno con gli altri. E devo dire che oltre all'apprendimento di un mestiere, questa trasformazione umana avviene in moltissimi di loro. Lo vediamo soprattutto quando lasciano il loro periodo di prigione e ritornano per dirci magari grazie o per dirci oh, ho trovato un lavoro in questo o in quell'altro posto. E questo qui per noi è una delle motivazioni principali per cui cerchiamo di portare avanti questo progetto. Sono ormai 15 anni che portiamo avanti questo progetto. E un altro aspetto interessante è che questa è un po' la carta vincente davanti al governo del Sudan. Possiamo dire loro, noi non facciamo alcuna distinzione di religione. Insegniamo a qualsiasi dei ragazzi che abbia bisogno, che provenga appunto dal riformatorio, senza chiedere loro se sei musulmano o cristiano, quello. E questo qui davanti al governo ci dà appunto la possibilità di dire che noi stiamo lavorando soprattutto per la liberazione, per la promozione umana di questi ragazzi. Ancora voglio ringraziarvi per questa occasione. Io fra 2 giorni torno proprio a incontrare questi ragazzi. Sarà molto interessante quando dirò loro che a Settimo Torinese, no? Ho incontrato un gruppo di ragazzi interessati di loro e stanno durante questo periodo quaresimale cercando di aiutare questi ragazzi delle carceri. E questo è un segno veramente, anzitutto, di solidarietà umana, è un segno significativo per la quaresima che stiamo passando ed è un segno anche di aiuto per questi ragazzi in Sudan, a Khartoum. Grazie infinite e arrivederci alla prossima volta. Grazie Jimmy, la tua disponibilità e buona missione. Grazie a te e ciao a tutti, arrivederci.